pranzo preparerò il pesto alla siciliana. Questi sono gli ingredienti: un cucchiaio di pecorino, basilico e pomodori. Io uso i datterini. Pinoli e mandorle. C'è chi lo fa solo con i pinoli, c'è chi lo fa solo con le mandorle. Io ho deciso di mischiare. Ricotta di pecora, parmigiano reggiano, uno spicchio d'aglio, poi andrà il sale, l'olio e il pepe. Le quantità sono per 4-6 persone: un bel mazzetto di basilico, 500 g di pomodori datterino, 50 g di pinoli o mandorle, 150 g di ricotta, 100 g di parmigiano, olio, sale e pepe a piacere. Lavate i pomodori, poi li dividete a metà e togliete i semi e il succo in eccesso. A questo punto mettete i pomodorini nel mixer insieme all'aglio e al basilico. Quando i pomodorini saranno sufficientemente tritati, potete aggiungere gli altri ingredienti: il parmigiano, il pecorino e anche la ricotta vaccina. I pinoli o le mandorle o tutte e due insieme li aggiungeremo alla fine. A questo punto aggiungiamo le mandorle e i pinoli. Aggiustiamo di sale e pepe. E poi facciamo ritritare tutto un pochino. E il pesto è pronto, eccolo qua. Possiamo aggiungere un goccino d'olio se volete, e si può conservare in frigorifero, magari lo mettete in un barattolino di vetro e lo coprite con dell'olio per qualche giorno. Buon appetito!